Buon pomeriggio a tutti. Oggi è una giornata storica, come ha detto ieri l'assessore Fiorini, quando è intervenuta per spiegare appunto il regolamento sulle botticelle. È una giornata storica perché arriviamo in aula dopo un lunghissimo lavoro, un lavoro che comunque ha visto coinvolti molte associazioni, a differenza di quanto si diceva ieri, che sono state informate comunque dell'attività che questa amministrazione stava intraprendendo, perché, come sapete benissimo, nel nostro regolamento avevamo richiesto appunto, nel nostro, diciamo, programma elettorale, avevamo richiesto l'abolizione del servizio a trazione animale, ma chiaramente poi confrontandoci con l'avvocatura capitolina, abbiamo ben compreso che purtroppo, insomma, quel punto del programma del Movimento 5 Stelle non poteva essere portato avanti. Ma noi non ci siamo fermati, chiaramente, al no degli uffici, un no chiaramente legittimato, insomma, da un disegno di legge molto, molto chiaro, che è appunto la legge 21 del 92, che è stata citata ieri più volte durante la discussione, una legge che chiaramente prevede il trasporto pubblico di piazza a trazione animale, perciò diciamo dà comunque supporto all'attività delle botticelle. Ecco, allora un servizio che questa amministrazione, come anche le altre amministrazioni, non potevano per forza di cose vietare, e allora abbiamo individuato chiaramente una soluzione alternativa, una soluzione, diciamo, una via di mezzo, possiamo definirla in questi termini. Una soluzione chiaramente per spostare appunto il servizio a trazione animale all'interno dei parchi e delle ville storiche, così come appunto cita una norma di riferimento, una norma nazionale, dove riferisce che i comuni possono regolamentare il servizio, cioè possono appunto decidere dove poter eventualmente diciamo, svolgere questo servizio. Questo è l'articolo 70, servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte, la numero 285 del 30 aprile del 92, dove nel primo comma, nell'articolo 70, viene citato in questo modo: i comuni sono autorizzati a rilasciare le licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. E poi cita: i comuni possono destinare speciali aree delimitate e segnalate per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza. Ecco, noi, grazie anche a questa norma, abbiamo potuto ragionare con gli uffici competenti, perciò con l'avvocatura, per individuare una situazione alternativa. Ecco, la situazione alternativa, appunto, era quella dello spostamento all'interno dei parchi e delle ville storiche, luogo, chiaramente, come sappiamo e come possiamo immaginare, perché non dobbiamo essere per forza veterinari, più consono per un servizio dove viene utilizzato un animale, un servizio oramai comunque anacronistico, perché parliamo di un trasporto, quello appunto tramite un animale, un trasporto che nasce negli anni dell'Ottocento, ma oggi siamo nel 2020 e chiaramente non possiamo pensare di poter continuare che diciamo prosegua un servizio dove un animale, appunto il cavallo, lavora sotto sforzo, in mezzo al traffico, con chiaramente una pavimentazione che non è idonea a dei percorsi o comunque, diciamo, all'utilizzo appunto di questo animale. Ragioniamo anche sulle polveri sottili, sui PM10, sull'inquinamento dell'aria, che oramai, insomma, avanza sempre di più, diventa sempre più impattante per l'ambiente e per la popolazione. Ragioniamo anche sui cambiamenti climatici, ragioniamo anche su problematiche di tipo acustico, perciò clacson e via discorrendo. Ecco, sono tutti fattori che non possono, diciamo,
permettere all'animale di lavorare serenamente, ma invece chiaramente lavora sotto stress e sotto sforzo. Perciò questa amministrazione, come dicevo, Presidente, si è rimboccata le maniche, ha iniziato a lavorare sul regolamento dove ha interpellato l'avvocatura, il segretariato, ha interpellato molte associazioni ed ha informato appunto queste associazioni che comunque sposavano e avevano presentato una delibera di iniziativa popolare, ricordiamo, delibera che purtroppo non poté. Consigliera Grancio, presti attenzione al microfono, per favore. Scusate. Sì, grazie Presidente. Dicevo delibera di iniziativa popolare che purtroppo, come sappiamo e come sa benissimo, non è emendabile, perciò dovevamo per forza di cose, avendo anche il parere non positivo del Dipartimento Mobilità, procedere con appunto la bocciatura, perché ieri si faceva riferimento più volte alla modifica della legge numero 21, e diciamo allora qui c'è una contraddizione, nel senso si chiede a gran voce la modifica della legge 21, però allo stesso tempo poi si chiedeva l'approvazione di quella delibera che chiedeva di eliminare tout court il servizio a trazione animale. Se esiste una legge che tutela questo servizio, è ovvio che quella delibera non poteva essere votata, perciò c'è una contraddizione molto netta su quello che è stato detto ieri. Una delibera che comunque vede l'appoggio del Movimento 5 Stelle, ma purtroppo non vede l'appoggio della giurisprudenza attuale. Una legge che noi abbiamo più volte richiesto di modificarla. So benissimo che i nostri colleghi al Senato ci stanno lavorando e hanno iniziato a lavorarci da tempo. E abbiamo approfondito la questione anche insieme alla mia collega Annalisa Bernabei della Commissione Mobilità, proprio per cercare, insomma, ecco, di spingere appunto le commissioni competenti a modificare questo disegno di legge. Disegno di legge che purtroppo è rimasto ancora come era prima, e perciò ecco, questa amministrazione ha fatto benissimo a procedere speditamente con questo regolamento. Ricordiamo che un disegno di legge che poteva essere cambiato anche negli anni addietro. Io ieri ho sentito delle critiche dal consigliere Pelonzi e mi dispiace perché quando si parla di diritti degli animali, di ambiente, di tematiche dove comunque ci deve vedere tutti quanti uniti, credo che siano poco opportune, diciamo, delle critiche politiche, però a questo punto io po potrei dire che comunque negli anni addietro poteva essere modificata tranquillamente questa legge, avendo anche nel comune degli esponenti politici che oggi ricoprono ruolo di senatrice, che comunque hanno sempre, chiaramente a loro dire, insomma, lottato per il benessere degli animali, potevano tranquillamente lavorare sulla modifica della legge numero 21, ma cosa che purtroppo non è mai stata fatta. Perciò ci troviamo, dopo tante amministrazioni che comunque sul benessere animale hanno fatto poco e niente, perché sul tema delle botticelle, noi l'abbiamo detto, il nostro motto durante la campagna elettorale era appunto coraggio. Ci voleva questa amministrazione per ragionare sulle strade da percorrere a tutela dei cavalli. E questa amministrazione, scontrandosi con una legge datata del 92 che nessuno mai ha voluto modificare, appunto, ha trovato un canale che è quello dello spostamento all'interno dei parchi. E il regolamento che, ahimè, mi dispiace anche da qualche mio collega che, insomma, ha tentato, diciamo da qualche forza politica che ha tentato di rallentare i lavori di questo regolamento, presentando pregiudiziali, sospensive e quant'altro, che, ripeto, non fa del male al Movimento 5 Stelle o a questa amministrazione, fa del male agli animali. E fa del male a quei tanti cittadini altamente sensibili che oggi chiedono appunto che l'istituzione faccia qualcosa a beneficio dei cavalli e non solo. Perciò noi siamo andati avanti con anche degli avvocati che hanno collaborato con noi a titolo gratuito, perciò è un regolamento che comunque dal punto di vista normativo è abbastanza solido, infatti ha i pareri positivi di tutti gli uffici, di tutti gli assessorati competenti. Di questo ringrazio il lavoro dell'assessore Fiorini e dell'assessore Calabresi, che comunque hanno poi
dato vita, alla fine hanno chiuso, diciamo, il tema di questo regolamento e hanno prodotto anche la delibera sulle tariffe e anche quella sui percorsi. Perciò, per smentire quello, comunque per rafforzare o per tranquillizzare il consigliere Pelonzi, la delibera sui percorsi è ultimata e può andare in giunta immediatamente dopo l'approvazione di questo regolamento. Questo per farvi capire che comunque c'è una sinergia, c'è una volontà forte di questa amministrazione per arrivare chiaramente a una riconversione di un servizio, quello appunto a trazione animale, che comunque non può più andare avanti. Questa amministrazione, come dicevo, l'ha condiviso con le associazioni, ma sappiamo bene che questo è un documento molto tecnico, nel senso che noi appunto avevamo ragionato di spostare le botticelle nei parchi, perciò dal punto di vista normativo il fine è questo, non ci sono molte cose da aggiungere rispetto a un altro regolamento che è quello sul benessere invece degli animali, un regolamento che è stato rivisto da questa amministrazione con tutte quante le associazioni animaliste che hanno lavorato ad un tavolo tecnico che ha dato vita poi a questo nuovo regolamento. Lì c'è stata sicuramente una condivisione più ampia perché c'è un indirizzo, c'è un'impronta politica evidente, forte, dove comunque abbiamo richiesto la collaborazione di molte associazioni. Su questo regolamento, che è molto tecnico, chiaramente si poteva dire ben poco, ma serviva più che altro l'apporto giuridico di quei appunto di quegli avvocati che comunque dessero in qualche modo supporto normativo a questo strumento. E noi, Presidente, stiamo anche portando avanti con la consigliera Agnello, mi scusi, con la consigliera Guadagno, il regolamento appunto per il superamento dei circhi, perché anche lì c'è una legge nazionale che comunque supporta appunto le attività circensi, e noi stiamo lavorando appunto per portare avanti questo regolamento. Perciò ecco questo per farvi capire che comunque la volontà politica nel passato per aiutare e per difendere i più deboli non c'è mai stata. Perciò ci dobbiamo barcamenare su una normativa vecchia, su una normativa molto, molto datata, che questa amministrazione, insomma, con gli strumenti che ha, con gli ingredienti che ha, cerca di difendere i nostri amici animali. Perciò stiamo anche elaborando questo regolamento per il superamento dei circhi. Abbiamo definito il protocollo d'intesa con le guardie zoofile, importante per creare una sinergia con tutte le associazioni romane che tutelano i diritti degli animali e l'ambiente. Oltre questo, insomma, stiamo lavorando anche ad un regolamento. Poi, quando ci sarà modo, lo presenterò chiaramente alla Commissione, una bozza di regolamento sulla gestione dei canili comunali. Insomma, diciamo, lavoro ce n'è tanto, ricordando anche l'investimento che questa amministrazione ha fatto per il canile di Muratella. Ecco, questo per farvi capire che comunque l'interesse sul benessere, per garantire il benessere degli animali, c'è e nemmeno poco, anzi. Perciò questo regolamento sicuramente dà una svolta alla storia, dà una svolta perché penso mai nessuno era arrivato così, diciamo, a fondo una questione comunque delicata, annosa, con un servizio di piazze e anche, diciamo, come dire, una categoria che comunque non ha mai voluto, diciamo, trovare delle alternative. Noi l'abbiamo anche inserito nel regolamento, noi abbiamo proposto appunto di riconvertire la loro licenza attuale in licenza taxi, proprio perché non vogliamo che le famiglie romane, perché sono famiglie romane, soffrano in un momento di emergenza o comunque in un momento di difficoltà. Perciò ecco, la riconversione della licenza è sicuramente come dire, un supporto appunto per queste famiglie romane, per questi lavoratori, per dare comunque una visione, ecco, di un futuro che comunque deve essere a livello economico sostenibile e sicuro. Ecco, noi abbiamo messo questa proposta di riconversione della licenza anche nel regolamento proprio per dargli più forza e abbiamo individuato quelle aree verdi per poter far circolare appunto le botticelle, perciò parliamo di Villa Panfili, di Villa Borghese, del Parco degli Acquedotti, sicuramente zone comunque turistiche.
che racchiudono in sé delle perle di storia, di cultura, di arte come Villa Pamphilj e Villa Borghese, perciò è un servizio, quello delle Botticelle, che può dare anche lustro alle nostre ville storiche, che sono delle ville appunto invidiate dal resto d'Italia e anche dal resto d'Europa, perciò non vengono confinate nella periferia romana o comunque luoghi, diciamo, dove non c'è appunto un modo, ecco, di lavorare anche sul turismo, nel senso vi sono quegli utenti che comunque utilizzeranno questo servizio per poter visitare le nostre ville storiche, anche per poterle ammirare e poterle approfondire ancora di più nella loro storia. Perciò, ecco, questo è stato un lavoro molto complicato che, come dicevo, ha visto la collaborazione dell'intera Commissione Ambiente e anche della Commissione Mobilità, e con la collega Bernabei, appunto, abbiamo sviscerato, so che lei sta lavorando anche sul regolamento taxi, perciò abbiamo sviscerato insieme quelli che potevano essere gli aspetti normativi per poter arrivare a un regolamento molto solido. E io credo che questo sia il percorso giusto, il percorso che un'amministrazione virtuosa debba intraprendere appunto per garantire il benessere degli animali, e chiaramente io spero e auspico, a differenza purtroppo di una parte politica, forse del centrodestra, ma non tutti, perché so che comunque c'è il consigliere Figliomeni, che è molto sensibile a questa tematica, ma il Partito Democratico ieri comunque, pur avendo sollevato delle critiche verso di me e verso questa amministrazione, comunque si è reso disponibile a perseguire questa strada, cioè a portare avanti il regolamento, a migliorarlo, e spero anche che il capogruppo Pelonsi con il Partito Democratico e le altre forze politiche diano supporto a questo regolamento una volta approvato, perché chiaramente, come sapete, potrebbe esserci il pericolo per un eventuale ricorso al TAR, e io credo che comunque qui, se vogliamo arrivare a una conclusione che vada a beneficio degli animali e anche delle persone che comunque lavorano diciamo in questa città, appunto in questa capitale, serva il supporto di tutti quanti. E lavorare anche per modificare la legge 21, accelerare affinché il governo, il Parlamento agisca finalmente sulla modifica di questa legge, dia la possibilità ai comuni di intervenire non più con un regolamento, trovando delle alternative appunto a una legge altamente vincolante, ma dando la possibilità ai comuni di superare questo servizio semplicemente con una propria ordinanza. L'avremmo fatto sicuramente 4 anni fa, non avremmo perso tempo, ma anzi avremmo dato una risposta a beneficio degli animali all'inizio di questa consiliatura. Non l'abbiamo potuto fare perché chiaramente questa norma ci vincola, ma l'amministrazione Raggi ha preteso di trovare una soluzione e di comprendere come poter arrivare poi a una definitiva soluzione o comunque a un percorso risolutivo per garantire il benessere appunto dei cavalli. Perciò questo regolamento mira a questo. Non ci fermiamo su questo dispositivo, nel senso che lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi, non soltanto verso i cavalli, ma verso tutti gli animali che vivono in questa città, e dando anche un messaggio alla categoria. Sicuramente potremo dare supporto a livello comunicativo, interloquendo anche con le associazioni per eventualmente, qualora ce ne fosse bisogno, di smettere i cavalli, perché i cavalli chiaramente poi dovranno essere comunque accuditi. Ricordiamo, non sono di proprietà di questo comune, perciò di Roma Capitale, ma sono di proprietà appunto di chi detiene la licenza a trazione animale.
Ecco, noi su questo potremmo dare supporto. Come sapete, a Castel di Guido vi è già un'area dove molti cavalli, per un vecchio progetto, vengono accuditi e su questo l'amministrazione potrà farsi portavoce con le associazioni, con appunto questa istanza, insomma, ecco, di vicinanza, proprio per cercare di garantire il benessere a tutti i cavalli. Perciò nessuno vuole recare danno agli animali, nessuno vuole recare danno chiaramente a chi detiene questa licenza, creando un danno economico, lungi da noi dal farlo. Però dobbiamo lavorare insieme per restituire ai cavalli una vita dignitosa e sostenibile, ecco, questo ci teniamo a dirlo. Oltre a questo, noi Presidente lavoriamo anche su un progetto, portiamo avanti il progetto su la botticella elettrica progettata dal POMOS, il Polo per la mobilità appunto sostenibile, progetto che chiaramente aspettavamo di portare avanti in via definitiva dopo l'approvazione di questo regolamento. E siamo pronti a lavorare su questo progetto con chi vorrà farne parte. Vi è un ordine del giorno presentato da questa commissione, dal consigliere Ferrara, proprio per cercare, ecco, di proseguire questo percorso insieme anche a degli stakeholder esterni. Poi, chiaramente, quando ci sarà modo, verrà presentato l'ordine del giorno. E noi, oltre a questo, abbiamo presentato anche un altro ordine del giorno. Dove chiederemo il superamento nuovamente della legge numero 21 e poi vi sarà un altro ordine del giorno a firma Bernabei per chiaramente dare sostegno, diciamo in termini chiaramente economici. Poi la consigliera che è più brava di me in materia entrerà sicuramente nel merito. Presidente, io diciamo ho terminato il mio intervento, vorrei concluderlo dicendo che l'articolo 4 a cui faceva riferimento il consigliere De Priamo sulla sospensiva, lì vi sarà un emendamento per cercare, insomma, ecco, di poter erogare nuove licenze, proprio per cercare di non ostacolare questo tipo di attività. E vorrei concludere l'intervento con una frase di Gandhi, Presidente, se me lo concede. La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali. E noi su questo ci stiamo lavorando e stiamo portando ardentemente il nostro contributo proprio per garantire il benessere degli animali e per dare un segnale morale di grandezza e anche di sostenibilità. Grazie, Presidente.